Al quarto congresso del Partito Socialista, al quarto congresso nazionale, c'è anche Piero De Luca, dell'Unione Nazionale del PD. Già ci sono delle organizzazioni anche per le prossime comunali a Salerno? Sì, guardi, il congresso nazionale del Partito Socialista è un appuntamento estremamente importante, siamo contenti che si sia svolto qui a Salerno, dove il Partito Socialista è in amministrazione, in maggioranza, e con l'amministrazione comunale di Salerno da anni ha partecipato allo sviluppo straordinario, urbanistico, architettonico, è successo nella raccolta differenziata, nell'ambito delle politiche sociali e ambientali che il Comune di Salerno ha visto negli ultimi anni. Ma è un appuntamento importante perché consente di fare un po' il punto sull'azione del governo degli ultimi tempi, del governo Renzi, di cui Nencini, il segretario del Partito Socialista, è un autorevole rappresentante ed esponente. Governo Renzi che ha lavorato tantissimo nei mesi precedenti in ambito infrastrutturale per sbloccare il nostro paese, per far ripartire l'Italia, per far ripartire gli investimenti, per far ripartire il lavoro con incentivi alle imprese relativi al costo del lavoro, per ripartire sul tema delle bonifiche ambientali, ricordiamo gli stanziamenti importanti a favore della Regione Campania per lo smaltimento delle ecoballe, ricordiamo l'impegno recente per Bagnoli, insomma un governo che è attivo nelle politiche ambientali, nelle politiche del lavoro e nelle politiche degli investimenti. Un governo che sta lavorando anche in maniera molto forte e attenta sul tema delle riforme istituzionali, per cui un appuntamento determinante cui saremo chiamati a dare una risposta forte è quello della riforma e del referendum sulla riforma costituzionale, che consentirà di dare finalmente al Paese una modernità, un apparato strutturale e istituzionale più moderno, in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze del nostro Paese. E poi un ultimo tema, giusto mi faccio fare un accenno, sull'impegno europeo. Lo rilanciava ieri il Presidente Nencini, l'Italia è fortemente impegnata nella battaglia europea per la solidarietà, per la flessibilità in ambito economico e soprattutto per una gestione unitaria del dramma dell'immigrazione clandestina e dell'immigrazione illegale. Abbiamo visto oggi l'impegno di Papa Francesco che è andato a Lesbo, c'è bisogno di una risposta dell'Europa unitaria, una risposta solidale nei confronti dei paesi che sono maggiormente esposti al fenomeno come l'Italia e la Grecia, e il nostro paese, il governo Renzi, è in prima linea perché l'Europa possa essere davvero unitaria, unita nelle risposte e far fronte a un dramma che altrimenti rischia di travolgere con nuovi muri che vediamo alcuni stati intendono costruire, rischia di travolgere davvero l'idea del futuro dell'Europa, del futuro di un'Europa che non sia più solo dei padri ma anche e soprattutto dei figli. Misure anche a livello nazionale per dare maggiore sviluppo all'Italia e maggiore lavoro ai giovani. Guardi, le misure sono quelle di cui le ho accennato poc'anzi, il governo è stato fortemente impegnato per sgravi fiscali, delle contribuzioni fiscali relative alle assunzioni dei giovani, è fortemente impegnato nello sblocco delle infrastrutture, sappiamo che l'aeroporto di Salerno è stato inserito nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale e lo stesso Presidente Nencini ha la delega agli aeroporti, quindi il governo è impegnato sul far ripartire l'Italia, far ripartire gli investimenti, far ripartire le infrastrutture nel nostro paese ma soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, che potrà trainare evidentemente l'Italia, il nostro paese, e fargli riconquistare un ruolo di leadership anche in Europa. Si è maturato un progetto che poi si è avuto sbocco e sfociato nel governo Renzi, nell'esperienza di governo Renzi, cioè la partecipazione al Partito Socialista ad un'ampia maggioranza di governo insieme al Partito Democratico, una maggioranza di governo del centro-sinistra. E risulta riuscita a rilanciare le infrastrutture, riuscita a rilanciare il tema dei rappresentanti di questo nuovo corso della politica italiana. Ma il governo Renzi è intervenuto anche e soprattutto in lavoro, con sgravi fiscali relativi al costo del lavoro. Ma è un governo che è intervenuto anche su un altro tema, risorse complete per le bonifiche che nei prossimi mesi cominceranno a caratterizzare il sito di Bagnoli. Un governo quindi che ha fatto tanto in ambito nazionale e continuerà a farlo sul tema delle riforme.